Benvenuti, salutiamo dottor Ugo Benassi, niente dottore, niente dottore Benassi. Benassi, del quale si sta preparando al peggio e fa bene. No, allora, ovviamente si chiederà perché noi l'abbiamo invitato qua. No, non se l'è chiesto, sì. Quindi no, se l'è chiesto, se l'è chiesto, sono curioso. Quindi ho già indovinato una domanda che si è posto, esatto, alla quale non avrà una soluzione, non avrà risposta. Ci diamo del tu, se va bene, ok. No, invece ti dico subito perché è nato un po' per caso. Io avevo fissato la sala qui per questa sera, poi non sapevo bene di cosa parlare e ho incontrato in farmacia Ettore Borghi. Allora parlando del più del meno, mi è venuto di dire: beh dai, possiamo fare una serata che vieni tu, vieni il sindaco. Che poi io ti confondevo con Bonazzi, capito? Perché il cognome è simile. Quasi. E quindi io avevo in mente Bonazzi, che avevamo già conosciuto. E poi dopo ho scoperto che in realtà era il sindaco prima di te, insomma. Sì, e quindi eri un'altra persona proprio, tutto un altro, anche un altro periodo. Sì. Però. Sì, è stato il cambio, sì, esatto, è stato calma, cambio sì. Passaggio del testimone proprio. Quindi la mia risposta è esauriente, vuole sì, vuoi sapere chi siamo, perché organizziamo queste siete dei giovani, basta così, va bene. Voi lo direte quando parlate voi, insomma, quando mi fate le domande capisco cosa che vi incuriosisce, cosa vorreste sapere. Esatto, noi possiamo partire anche con le prime domande, se sei pronto. Sì, vabbè. Sì. È stato difficile diventare sindaco di Reggio Emilia? Beh, no, difficile direi no. Certo, una volta si faceva maggiore gavetta rispetto adesso. Adesso i giovani hanno una strada molto più aperta rispetto ai miei tempi. Quando la selezione politica all'interno dei partiti era molto più forte, anche perché c'era poi un'estensione di base straordinaria. Dovete pensare che il Partito Comunista negli anni 50 fino ai primi anni 60 aveva 65.000 iscritti nella provincia di Reggio. E voi capite bene che quindi erano migliaia di compagni che a livello e di consigli comunali e a livello di sezione erano impegnati politicamente. Tenete conto che allora, a fine anni 50, il 60% dei cittadini erano contadini, venivano dalla campagna. Gli operai erano altamente in minoranza. Quindi c'è stata tutta da parte della sinistra comunista, soprattutto e socialista prima, con Prampolini all'inizio del secolo, c'è stata un'opera di educazione alla democrazia, che non è stata facile perché dopo il fascismo e dopo la guerra l'idea di una rivoluzione socialista era basata più sull'ora X, no? che non su una elaborazione che poi si fece sulla via italiana al socialismo, cioè arrivare alla gestione del governo attraverso libere elezioni, la democrazia e così via. Quindi allora c'è stata una direi un'educazione di massa. Io vorrei solo ricordarvi, voi sorriderete, ma in quegli anni là, nei primi anni 50, dopo la guerra e così via, si facevano dei corsi di scuola alla sera nelle case dei contadini, specie nelle stalle o nelle case, no? E si insegnava la storia internazionale, la storia italiana. Erano diversi corsi Gramsci, Togliatti e così via, no? Denominati, no? E direi che migliaia e migliaia di operai delle reggiane, dei contadini, no? Che si sono educati proprio alla politica, no? Attraverso un'opera di emancipazione che è stata, secondo me, straordinaria. Ecco perché io capisco che oggi, dopo le disavventure, direi veramente criminali, dell'esperienza socialista nel resto del mondo, io credo che l'idea comunista, l'idea dei PC italiano è stata una,
assieme ad altri partiti. Io sono convinto che se non ci fosse stato in Italia la DC da una parte, il PC dall'altro, non avremmo avuto 50 anni di democrazia. Io su questo sono fortemente d'accordo. E oggi, certo, oggi parliamo di Partito Democratico, ma ne parleremo. Io non ho fatto fatica, nel senso che ho fatto la gavetta come tanti altri. Prima nel circolo giovanile a Mancasale, poi dopo in Federazione Giovanile, e poi dopo l'Alleanza Giovanile. Comunque, a volte conta, sì, conta il merito, ma conta anche la fortuna, a volte essere al momento giusto, nel posto giusto, e così via, no? E quando mi hanno proposto di fare il sindaco nel 76, io non ero più giovane perché avevo già 46 anni, avevo avuto anche un infarto a 42 anni. Di solito chi ha queste cose attacca le scarpe, il chiodo, e invece io l'ho presa di traverso, nel senso che mi sono detto, le scarpe e il chiodo, se il Signore me le farà mettere, le metterò quando è ora. E mi sono impegnato, e direi che allora ero vicepresidente in provincia, quindi ho fatto una cavetta, un'esperienza. Io ho fatto 11 anni il sindaco e direi che l'ho fatto senza neanche avere un'influenza. Tant'è che il cardiologo dell'ospedale, vi dico una battuta, quando andavano là i pazienti, no, che erano stati anche loro colpiti da questa cosa, e andavano là a lamentarsi, ma adesso io come faccio a vivere in buon bimberi, diceva, beh, vedete, beh, benassi, là fa il sindaco. Se c'è un posto di tensione proprio il sindaco, vuol dire che no, potete anche voi pensare che è così. Ci sono arrivato quindi in mille modi, ma questo non è molto, molto interessante. Ci sono arrivato e ho fatto un'esperienza che direi straordinaria. Non è l'esperienza di oggi, era un altro mondo. Non dico se è più facile o più difficile, diverso diciamo, perché poi ogni epoca storica ha le sue peculiarità. Della legge elettorale che c'è stata successivamente, cosa pensa? Cioè, il potere del sindaco oggi è diverso da quello che aveva lei? Sì, sì, ma, sì, è vero, però devo dire che io ho fatto il sindaco 11 anni, allora certo i partiti avevano molto più potere, nel senso che si votava, c'erano le liste dei singoli partiti, quindi... Ma io devo dire che c'è sempre stata una forte autonomia degli amministratori, io l'ho sempre detto. Io ho scritto anche un libro sulla mia esperienza di sindaco, che avrei potuto portarlo, la sua madre, se avete una biblioteca di lasciarlo qui e così via. Io in 11 anni devo dire che non ho mai avuto un ordine dal partito di fare questo o quello, perché c'era un rispetto straordinario, nel senso che il sindaco faceva il sindaco e doveva fare il sindaco di tutti, e non il sindaco soltanto di una parte della maggioranza. E il partito aveva un altro ruolo, che era un'altra cosa. E quindi abbiamo sempre avuto, io ho avuto rapporti con molti segretari di federazione, in 11 anni ne sono passati, da Pattacini, tutti gente che voi non conoscete forse, ma tutti i personaggi di grande livello, i Pattacini, i Bernardi, i Carri, Zanichelli, tutta gente che... ha assolto il suo ruolo, ma direi senza intromettersi. Certo, io adesso ho visto, parlavo con adesso col presidente prima, ma sto vedendo come si stanno sistemando i posti in giunta comunale a Reggio, no? L'ingresso di questo, di quello. Ritengo la cosa abbastanza penosa, questo è il mio parere personale. Una volta si faceva molto più rapidamente, il sindaco aveva meno poteri di oggi, se vuoi, ma io cose così non le ho mai accettate, di essere trascinato per le lunghe un mese, due, tre mesi, è diventata quasi una cosa anche poco meglio pensare ai problemi che non a quelle cose lì. Quindi il sindaco allora, certo, era una cosa diversa, perché era eletto su una lista di partito, però io ritengo che è stata un'esperienza straordinaria, e questo vale anche per tutti i consiglieri. Credo che una volta ci fosse invece questo di fatto rispetto adesso, ecco, che c'era una maggiore collegialità nella gestione tra sindaco e giunta, a parte i rapporti con i gruppi consigliari, no? Battaglieri, ma secondo me di alto livello, perché anche nel gruppo DC, ad esempio, che era il gruppo più antagonista rispetto al sindaco e ad altri,
Io devo dire che il gruppo di Ciro è formato da personaggi di grande livello culturale, Baldi, Lamietto, tutte persone, Prodi c'era stato prima che io ancora non c'ero, ma tutte persone di alto livello, e anche il nostro. Nella giunta c'era, secondo me, qualcosa che non c'è oggi, nel senso che oggi il sindaco o il presidente della provincia sono autorità soprattutto. Io devo dire che se devo fare una critica agli amministratori di oggi in generale è che si mettono troppo spesso la fascia tricolore. Sembra una sciocchezza secondo te, e per me non lo è. Perché se tu vivi come il sindaco o il presidente della provincia, come servizio alla gente, non devi sempre presentarti come autorità. Io quando vedo sempre questa gente che... Io mi sono messo la fascia tricolore, non so, 10-11 volte all'anno, quando c'era il 25 aprile, il 1 maggio, quando si andava alla festa del patrono, quando si facevano i matrimoni, questo sì, quando si andava alle feste della polizia, della guardia di finanza e così via, ma nelle grandi occasioni proprio, dovevi rappresentare la comunità. Ma io li vedo che oggi in qualunque cosa facciano ha sempre la fascia tricolore. Secondo me questa è una cosa giusta, perché la legge poi che lo dice, è un rispetto scuro della legge, però io direi che fa apparire di più la lontananza tra chi amministra e chi è amministrato. Ecco, io ho sempre detto che mi sentivo alla pari con tutti, e se sono ricordato come sindaco così, abbastanza stimato, lo devo al fatto che i reggiani mi hanno sentito come un loro uomo, ecco, non come uno che quando guarda dall'alto in basso, perché quando un reggiano si mette sul piedistallo e guarda gli altri dall'alto in basso non farà mai fortuna. Se sono gli altri a metterti sul piedistallo ci stai e sei ben messo, ma se ci vai da solo paghi il fio. E credo che oggi stia arrivando anche un momento abbastanza difficile. Poi allora, sai, allora c'era una stampa che, se io dovessi raccontare le bastonate che ho preso dalla stampa reggiana, io, Bonazzi, campionato tutti i sindaci, no? Adesso, Dio buono, sentendo i telegiornali, leggendo i giornali, mi sembrano, non dico di regime perché sbaglierei, per tutto il rispetto che ho dei giornali, ma mi sembra che sia... non una cosa molto stimolante, guardo lui perché sa che è un po' del mestiere e così via. Ecco. Ma detto questo, no? Con tutto il rispetto, io ad esempio oggi ho visto che il Carlino ha pubblicato una mia intervista, lui ce l'ha, proprio sull'incontro di stasera, no? E i reggiani penseranno che sono qui stasera con una valanga di gente, no? A parlare. Cioè, il Carlino è il secondo giornale della città. Ha messo la mia fotografia, quella del presidente Pertini e così via, un paginone intero. Benassi stasera va a parlare ai giovani della Gabella, no? Cosa andrà a dire? Safaral, no? E così via, no? È una cosa, no? Siamo qui in 5 in 6, va bene così, no? Ecco, ma per dire, una volta il Carlino, io devo dire che l'ho sempre avuto contro, era proprio un giornale che faccio fatica ancora oggi a comprarlo, a leggerlo, per dire, no? Ecco, anche se in questi ultimi tempi, le interviste di oggi, io vedo che la Gazzetta, un giornale, il fatto poi che Reggio abbia 4 giornali, è unico in Italia, non c'è una città di provincia come la nostra che abbia 4 quotidiani, che si combattono tra loro perché devono vendere, quindi devono acquistare lettori, così via, no? Allora la stampa era drastica contro, no? Adesso dico che è molto più obiettiva, più tranquilla, ecco, così. Ed è un fatto bello, perché credo che sia una cosa... Tu adesso non sorridere e non pensare che... No, è così, insomma. Io ho fatto una specie di cosa, stasera ve la dico. Ho guardato i giornali per vedere, con Bonazzi ogni tanto ci vediamo, no? Bonazzi è l'ex sindaco, quello che lui prima ha citato, che è stato sindaco 14 anni. Io dopo di lui 11 anni, no? E nell'intervista ho detto che adesso che ha i capelli bianchi, di solito vanno al ricovero, poi gli ho detto che potremmo fare il centralinista o i portinai da qualche parte, io e te, no? E quel telefono è per dire, oh, non offenderti se ho fatto questa battuta, perché no? No, per dire adesso che cosa, che le cose sono diverse oggi. Io, se dovessi contare le volte, dovreste farlo anche voi per curiosità,
dico a te che sei presidente del Consiglio Comunale. Io ho cercato di contare per un po', poi dopo mi sono stancato. Le fotografie apparse sulla stampa reggiana dei due massimi dirigenti delle istituzioni. Mi sono spaventato dalle decine, per non dire molte decine, di foto e così via. No? Una volta, sai, quando si era sul giornale, si era perché prendevi delle botte. No? Mm. Adesso invece non è che sia più facile oggi, perché una volta i partiti ti aiutavano, era una selezione. Anche nel rapporto con l'amministrazione comunale si andava nelle sezioni spesso a discutere con i compagni prima e così via, no? Ecco, i partiti hanno svolto una bella funzione, secondo me. Oggi c'è il sindaco, è una grande autorità per legge, quindi io capisco bene, è una specie di, sì, non dico, no, non voglio neanche pronunciare la parola perché è sbagliata, no? Certo, ha dei poteri per legge che gli consentono proprio di dirigere in prima persona, no? Certo, poi deve fare i conti con tutti i partiti che ci sono, no? E quindi anche lui, no? Però ai nostri tempi era più facile, nel senso che avevi una mediazione di base più forte. Sì, ecco, più legittimato forte. Anche non solo più dalla forte, legge, sì, ma più piuttosto forte. Adesso da... adesso invece diventa un problema, insomma. Una volta, certo, c'è sempre stata una difficoltà, specie nelle opere pubbliche. Fareste così anche voi, lo farei così anche io, insomma, perché tutti vogliono strade. Nei miei tempi, ad esempio, mancavano i cimiteri a Reggio, pensate, sempre una storia. Pensate che io avevo la fobia dei cimiteri, avevo paura di andare nel cimitero. E quando sono entrato sindaco a Reggio, non me la scordo perché è una cosa, un'esperienza... Era un momento nel quale c'era stata una disputa con l'assessore Montanari, purtroppo scomparso, no? Avevano disquisito per un anno o due di non fare più cimiteri come ci sono oggi, ma di farli all'inglese, cioè in terra con la croce bianca, come ci sono anche a Washington e così via, no? Ecco. E basta con tutte le bandature e così via, no? Che si diceva era una cosa così da superare, insomma, no? Morale, discutivo di tutto là, arriva un momento che i morti ci sono, non ci sono più i posti nei cimiteri. E allora io ricordo che nei primi sei mesi, il lunedì mattina si faceva la giunta con due assessori e si diceva programmiamo quanti morti avremo in settimana, no? E dove li mettiamo? Tanti a Rivalta, tanti a San Maurizio, tanti qui, tanti là, poi... avendo poi le frazioni che protestavano, come portate qui, poi dopo non c'è mica il posto per i nostri bombimbera, no? Finché non si è aperto Coviolo. Finché non si è aperto Coviolo del tutto, e adesso per 500 anni Reggio avrà un cimitero senza aver problemi. Ma per metterlo a Coviolo, sapete voi cosa c'è voluto, perché la strada ci vuole, ma non che passi davanti a casa mia. Cimitero ci vuole, se no, però l'ho fatta a Coviolo e non a Masone, no? Una volta le sezioni aiutavano a gestire un po' meglio, perché sennò erano disastri. Insomma. Oggi quindi ha più autorità il sindaco, ma credo che la rappresentanza di base sia più disordinata, più sparpagliata rispetto a prima. Insomma. Poi io vi racconto delle storie, delle balle che forse a voi non interessano, ma, mm-hmm. ma tu mi hai preoccupato, no, adesso, no. Adesso poi fate domande. La lista di domande c'era anche il come era cambiato. Anche come vi cambiato. Dico, il gusto anche di parlarvi di queste cose, perché poi uno rivivere un po' l'esperienza che ha fatto è sempre una cosa abbastanza... Sì. Comunque stasera la città è convinta che siamo qui in tanti, chissà che cosa, chissà che la Masini o Del Rio pensano chissà Salvadì stasera, invece siamo qui tranquilli, no? Senza... chissà che accuse che farò, però guardo bene, è un divertimento quello di essere con voi. Sì, sì. Benvenuto nella P2 comunque. Perché nella P2? No, una piduina, questa qui è una piduina. Una piduina. Quindi sì, volevo chiedere a proposito appunto della partecipazione dei, diciamo, dei militanti o comunque della partecipazione dei cittadini alla vita politica. Come è cambiata, un po' ci ha già spiegato. Beh, sai, ogni epoca storica c'ha. Voi potete pensare che c'è stato 20 anni di fascismo che aveva abolito ogni momento di incontro, di non solo di politica, mi direi anche di svago e così via.
alla liberazione del 25 aprile del 45 è come scoppiata una voglia di direi di stare insieme, di divertirsi. Voi non sapete in quegli anni quante serate a ballare che tutti i giovani della mia generazione hanno fatto, perché andare a ballare era come una specie di liberazione, no? Perché prima non c'erano neanche i veglioni, dopodiché, e quindi la gente era anche più portata a partecipare. Le assemblee di partito allora, o di ogni partito, erano affollatissime. Il primo sindaco della liberazione, Campioli, cominciò lui allora con i consigli di frazione, già nel 45, pensate, no, Reggio? C'erano i consigli di frazione, prima ancora dei consigli di quartiere. C'è sempre stata una stimola alla partecipazione della gente, che poi è calata come normalmente a livello fisiologico è calata, insomma, la voglia di partecipare, insomma, perché poi man mano che si è convinti poi che partecipare non conta niente, che chi decide fa sempre quello che gli pare a loro, no? E ci sono anche così, anche... E devo dire che oggi la partecipazione, io vedo il mio quartiere ad esempio, no? Sì, adesso ci sono le circoscrizioni per legge, quindi anche abbastanza, solo che quello che a me non sembra che aiuti la partecipazione, come tu hai chiesto, è anche il modo col quale oggi si amministra la cosa pubblica. Ai miei tempi, e parlo non di un secolo fa, parlo di 20 anni fa, parlo mica del... gestire la cosa pubblica era davvero un servizio per la gente. Il sindaco di Reggio, ad esempio, ecco, il sindaco di Reggio prendeva 1 milione di lire al mese, no? Senza nessuna assicurazione e senza mese doppio, 1 milione al mese. Che se il Partito Comunista non ci avesse dato un po' di rimborso speso, 200.000 franc, no? C'era proprio da perché era che noi non dovevamo avere più di un operaio specializzato, questo era il livello, no? E nei sindaci dei piccoli comuni, centinaia di compagni, bravi sindaci, hanno fatto la fame per degli anni e sono tutti adesso in pensione a 1.000-1.100 euro. Adesso è diversa, perché? Perché c'è stato, prima di Berlusconi, poi con Berlusconi c'è stata la valanga, no? Nel senso che il costo della politica si è ventuplicato, non decuplicato. Perché se io prendevo 1 milione al mese, adesso il sindaco ne prenderà 12 o 13, giù di lì. Pensando ai consigli di circoscrizione, dove c'è la partecipazione, una volta i quartieri non si pensava neanche di dargli una lira per prendere il caffè, era tutto... Adesso c'è anche il presidente del quartiere che prende uno stipendio, e anche i consiglieri. Voglio dire che la gestione del potere si è democratizzata, secondo me è una cosa importante che la democrazia sia molto più partecipata, che ci siano più spazi e così via. Io però credo che in Italia il costo della politica sia arrivato a livelli non più sopportabili. Io sono d'accordo che se alcune cose che hanno detto anche i ministri dei DS, ma anche di Forza Italia, anche di altri partiti, siamo arrivati ad un livello, io vedo come sono organizzate anche le regioni, ma anche regioni amministrate dalla sinistra, penso come è organizzata la Campania ad esempio, no? Io, Mussolini è un mio carissimo amico, per l'amor di Dio, quando ero presidente del CERI è venuto, è diventato socio del CERVI, ci versa una quota annuale molto importante, ma se io vado a vedere quante commissioni parlamentari regionali c'ha, e quanti mezzi mette a disposizione, una commissione c'ha un presidente, dei vicepresidenti, dei gruppi, la macchina, e sono milioni e milioni di euro. A nostri tempi non c'era neanche un consulente che fosse uno, perché c'erano gli impiegati, quelli lì, insomma. Non. Io ho fatto il piano regolatore, visto che se tu mi hai fatto il piano regolatore nell'84 con l'ingegner Venturi, noi abbiamo speso tutto un 250 milioni il piano regolatore, perché abbiamo usato molto i funzionari dell'ufficio tecnico, abbiamo fatto consultazioni e così via, ma l'ultimo piano regolatore che si è fatto in Comune di Reggio è costato non so quanti miliardi, perché è un metodo diverso di... Quindi la partecipazione dipende anche da come uno
Se vuoi la partecipazione perché ti vengono a dire sei bravo e così via, allora la gente poi una volta ci va, la seconda volta non ci va. Io così l'ho avvertita, no? Oppure se riesci a renderli partecipi delle scelte, allora c'è più gusto anche partecipare e così via. Non è facile far partecipare la gente, anche perché c'è... A volte ci sono dei problemi anche molto difficili che... Sì, forse tutto alla fine oggi si riduce a quanto prendo per fare questa cosa. Invece no, io devo dire che ho sempre avuto e ho ancora oggi una massima stima dei nostri amministratori, tutti quanti, perché non è questo che conta. Quello che conta è quello che riescono a produrre, a fare per la città. Tutto il resto è una sciocchezza, cosa vuoi? Io non faccio mai il paragone di prima e di adesso, no? Certo, adesso è diverso rispetto a prima, basta, cosa devo dire? La legge è diversa, è migliore, fortunati quelli di adesso, insomma, ecco, basta, io non dico mica altro. No? Ecco. No, questo no. C'è il fatto piuttosto che i problemi sono più difficili, insomma. Ai miei tempi, sai, me la cavavo con la lite sui nomadi, no? L'ho scritto anche nell'intervista, perché allora, sai, collocare i nomadi, Amazone, o qui o là, c'era da fare 10-20 riunioni con la gente, perché i nomadi, perché i nomadi, perché i nomadi e così via. Adesso ci sono gli immigrati che sono ben un'altra cosa, no? Ecco, capisco anch'io, però ragazzi, senza l'immigrazione la nostra economia sarebbe zero. Questo bisogna sempre ricordarcelo, che sono una ricchezza per noi gli immigrati, oltre al fatto che cercano anche loro una vita migliore e così via. Poi certo, bisogna fare, coniugare l'ospitalità al rispetto delle regole e delle leggi, perché non possono fare quello che vogliono. E bisogna essere molto più duri per quanto riguarda la sicurezza. Io sono molto preoccupato su come oggi, cioè che il governo spenda molti più soldi per la sicurezza, e quindi bisogna rafforzare anche le forze e avere anche dei vigili che siano più partecipi anche ai temi della sicurezza, insomma, ecco. Sentiamo, se qualcuno vuole fare una domanda dal pubblico, se no vado avanti anch'io. Cioè, la qualità della politica come è cambiata? Ma è difficile fare un paragone tra oggi. Sono i problemi che sono diversi, soprattutto, non tanto la qualità della politica, perché vedo, io seguo come voi con i giornali, non è che partecipo. E vedo che c'è una professionalità, una cultura anche più elevata rispetto ai tempi nostri. Io sono ho molta stima dei nostri amministratori. Certo, la politica oggi, io non sono diversa, direi che appassiona un po' meno. Ecco, io devo dirvi ad esempio che non è che sia molto entusiasta che ci sia questa unificazione a sinistra del Partito Democratico, ad esempio, no? Anche se capisco che è una scelta irreversibile. Ecco. Anche se ho i dubbi se riusciamo a coniugare insieme culture tanto diverse, perché ci siamo combattuti per 50 anni tra noi e i democristiani, no? E un partito unitario direi che non si può improvvisare. Forse è giusto farlo subito. Io l'avrei fatto con gradazioni un pochino più tranquille. Certo che nel guardare la televisione e vedere ogni volta che c'è una decisione del governo, che c'è Prodi che dice A, e poi dopo ci sono Pecoraro, Scagno, poi Di Liberto, e poi Di Pietro, e poi l'altro della Margherita, poi 5, 6, 7, no? Che dicono esattamente le cose un po' contrarie l'uno con l'altro, e beh, ti viene voglia di stare alla televisione e di dire beh, basta, no? Quindi l'unificazione credo che sia giusta, sia a destra che anche a sinistra e così via. E credo che semplificando può darsi che la politica possa anche essere migliore, perché adesso sai, metti insieme 5-6 partiti, no? Ognuno deve avere la sua visibilità. Se io dico bianco, e l'altro potrà dire bianco ma però con un po' meno bianco, oppure l'altro bianco bianco ma un po' più, ancora più bianco, no? Perché c'è il problema del confronto e il consenso elettorale, quindi c'è questo giusto, legittimo desiderio di contare, avere consensi, no? Ma quando la politica è così spezzettata non è che appassioni molto la gente, ecco, e allora può diventare rispetto a prima
quando cosa vuoi? C'erano meno dialettica prima rispetto adesso, su questo non c'è alcun dubbio. C'era più fideismo, se vuoi, più che non ragionamento, no? Perché da una parte si ubbidiva, non dico alla Chiesa perché non è stato giusto neanche pensarlo e dirlo, però noi ad esempio avevamo una nostra visione del socialismo come la grande liberazione di tutto, e questo ci faceva stare uniti, lavorare, sperare che e così via. Gli altri avevano altri ideali, se vuoi, ma c'era più unità. Adesso c'è una politica molto disarticolata e quindi questo secondo me non è che appassioni molto la gente, insomma. Ecco. Anche se in Italia per fortuna la presenza elettorale è talmente forte che vuol dire poi che in fondo quando si deve decidere sul governo del paese la gente va a votare. Questo badate che nella realtà europea e generale il nostro è un bel vantaggio, nel senso che vuol dire che la gente sente che almeno in quel momento vuol contare, quindi va a votare, non è una cosa secondaria, insomma, ecco. Quindi la politica che abbiamo cambiato, sono cambiate forse i problemi, insomma, ecco, ma è difficile come oggi come era difficile allora. Io non vado piano a fare dei paragoni e non dico che allora erano migliori gli amministratori e peggiori oggi, nel modo più assoluto. Oggi sono molto più forti culturalmente, secondo me. Io ho apprezzato anche il fatto che a Reggio la sinistra ha dato il sindaco a uno della Margherita. Io mi sono battuto per quello che potevo per avere un sindaco di sinistra, un sindaco intellettuale di grande prestigio. Poi nessuno mi ha dato ascolto, io basta, per la storia, ho votato per Del Rio, sono andato anche ad aiutarlo a fare campagna elettorale, per l'amor di Dio, però. Quindi vuol dire che c'è oggi per la prima volta dal 45 ad oggi, cara mia gente, c'è un sindaco cattolico, insomma, ecco. E questo è un bel salto. E se Reggio accetta questo salto, è beh, un segno di consapevolezza mica piccolo, perché non pensiate che sia stato indolore questa scelta che si è fatta. Non è stato indolore. Forse maturato in un modo che poteva essere molto più democratico, più trasparente, ma io devo dire che sono un sostenitore proprio pieno di Del Rio e del suo ruolo. Anche se io avrei visto, non perché avevo una testa diversa, avrei visto un po' di rottura rispetto al modo di far politica del passato, di questi ultimi anni, insomma. Ecco, poi ognuno ha la sua idea, insomma. Oggi su Cardino dice che la politica è egoista. Che cosa intendevi per egoista? C'ho una bellissima frase che io sto scrivendo un libro in questi, visto che ho avuto delle disgrazie terribili, mi è morta la moglie, quindi vivo da solo e la cosa devo trovare il modo anche di passare il tempo. E allora, siccome ho fatto questa esperienza straordinaria come presidente dell'Istituto Cervi, sto scrivendo un libro su questa esperienza. E quindi sto raccogliendo anche materiale e così via, no? Egoista vuol dire che, no, egoista sì, vuol dire che non vedo che ci sia un sufficiente cemento nel connubio fra le diverse generazioni. Vuol dire questo. Perché io ho letto davvero sulla Gazzetta è stato, non so, un giornale che ha pubblicato tutta questa ricchezza di presenza democratica che c'è a Reggio nel gestire i vari enti, aziende, enti e così via, no? Ed è un fatto di grande democrazia che ci siano tanti reggiani, uomini, donne, giovani, più anziani, no? Che partecipano a dirigere la gestione della cosa pubblica. E non è soltanto il Consiglio Comunale, ma sono anche i quartieri, sono le aziende, sono tanti enti e così via, no? Ho l'impressione che si siano accantonati troppo alla svelta, no? Le esperienze di alcune generazioni. Questo voglio dire, non voglio dire altro. Tant'è vero che ho fatto la battuta sul giornale, anche nell'intervista, che io e Bonazzi, che abbiamo fatto 25 anni sindaci, tutti e due di Reggio, se ci offrono oggi di fare o il portinaio o il centralista da qualche parte, potremmo anche accettare, no?
tanto perché se un ottantenne può fare il Presidente della Repubblica, uno che ne ha un po' meno può fare il portinaio, può fare il centralinista, il portinaio da qualche parte, no? Vuol dire questo, caro mio, capisci? E se tu guardi come sono formati gli organi dirigenti dei DS, valli a leggere, valli a vedere, e provo a vedere quanti sono quelli della generazione che hanno fatto la resistenza o il dopoguerra, che hanno costruito questa sinistra Reggio, troverai che ce ne sono tre o quattro in posizioni appena con un piccolo sgabello su 156. E allora io dico che senza giovani un partito è finito ancora prima di nascere. Quindi la ricchezza di un partito sono le giovani generazioni. Voi che non lo sappiamo, la liberazione l'hanno fatti i giovani. Se tu vai a vedere il monumento ai caduti in Piazza della Libertà, trovi 680 fotografie di 680 giovani e ragazze che avevano dai 18 ai 25-26 anni, che sono morti per la libertà del paese. Quindi i giovani, sia allora che dopo, sono la forza determinante in un partito e in un paese. Quindi guai, chi non ha i giovani è meglio che vada a casa, insomma, va a ricovero e basta. Quindi io parto dal presupposto che faccio un po' di campagna anche per quando eravamo giovani noi, insomma, no? Anche allora c'era la disputa fra anziani, no? Quelli che venivano dalla guerra di liberazione, che avevano fatto un po' di vacanze, come dice Berlusconi, no? A Ventotene o Ponza, cioè i confini fascista, no? Che non erano a fare vacanze, come il Diesel, il grande Berlusconi, ma erano là in prigionieri, no? E sono stati là 5-10 anni, poi sono venuti in Italia, hanno fatto la guerra partigiana, poi nel 45, prima di mollare un posto, caro mio, ti facevano crepare, perché, no? Perché i giovani sì, ma i giovani, oh ragazzi, no? Io ho avuto la fortuna di entrare in segreteria di federazione che avevo 24 anni ed era stata una cosa straordinaria, perché c'entrava soltanto chi aveva dei peli così sullo stomaco, no? Ecco. Mi sembra che anche allora, in ogni momento, c'è sempre stata la guerra tra generazioni, no? Chi doveva lasciare e chi doveva invece entrare, no? È un fatto, direi, fisiologico, direi umano, insomma, ecco. Mi sembra che si stia esagerando. Ecco, dico solo questo, che l'egoismo oggi prevale sull'interesse di avere all'interno un po' tutti. Io vedo come si sta sfarinando questo partito dei DS, che poi è il mio partito, cosa voglio? Posso avere le idee che voglio, ma credo che in qualunque modo, finché ci sono andato a votare, voterò quel partito, comunque si chiami, perché non, io la gente che cambia i partiti o cambia ideali, vi confesso che non li ho mai accettati, sopportati molti, insomma, nel senso che la coerenza negli ideali, nei valori, uno deve averla, certo, poi con i dissensi, con e così via, insomma. Ma io credo che oggi ci sia questa maggiore difficoltà. Se vogliamo fare questo nuovo partito e cominciamo a escludere della gente, io penso che ci sia bisogno di portarne dentro al massimo. Ma perché non tener conto anche che ci sono tanti compagni che hanno, certo, che hanno, oggi la vita, io non so, a volte sento che per qualcuno è un fastidio che la vita si sia allungata, no? Certo, una volta si moriva 10 anni prima di adesso. Oggi la vita si è allungata, la vita media delle donne è 84 anni, fortuna loro. Quella degli uomini è 78 anni. 79. 79? Hai aggiunto un anno, va bene, no? Va bene. Però se tu vai a vedere, un po' e così via, vedi che ci sono per fortuna nostra migliaia e migliaia di cittadini che hanno certi, e che sono ancora una forza politica, morale, se vuoi anche elettorale, Dio buono, no? E perché non vuoi, no? Egoismo in questo senso, che c'è troppo io credo che Berlusconi ha seminato culturalmente una distruzione, perché la sua politica, che ha incitato a sognare, nel senso che ognuno deve sognare e arrangiarsi, la carriera, pensa a te, te ne freghi dell'altro, il successo, bimbera, no? È penetrata anche a sinistra. È una cultura, purtroppo, che ha permeato un po' la vita della società italiana. E oggi ne sentiamo anche noi delle conseguenze negative. Perché anche noi, credo che abbiamo dato un po' meno peso ai valori e non invece a...
oggi secondo me c'è questa spinta un po' troppo carrierista, perché sì, una volta era più servizio, oggi più è giusto che sia così, perché credo che sia più giusto, che ma credo che se non c'è questa capacità di capire che i giovani sono i protagonisti reali, decisivi, e poi lasciare spazio anche a quelli che... Certo, io nel 45 correvo a piedi, facevo i 5.000 metri, ero nella società sportiva di Mancasale, vincevo anche delle corse con Padori, Frattini, adesso vado piano perché... capisci? Perché c'è chi va piano, chi va forte, no? L'importante è che abbia la testa che ragiona, che sia una parte dell'intelligenza della società. Ecco. Io oggi credo che ci sia questo, a volte anche fastidio, guarda. E la cosa mi dà un po' i nervi. Spero di non spoetizzarvi, perché io vi sto parlando a cuore aperto, no? Proprio come faccio con voi, che vi considero degli amici, che avrete voluto accogliere questo appello ridondante del Carlino stasera, chissà cosa succede. Da quello che sono i racconti, i partiti erano luoghi più vissuti dalla gente una volta, sì. Mi sembra. E quindi probabilmente c'era anche più dibattito, più selezione anche di merito, sì. Anche di livello culturale, insomma. Adesso tendenzialmente i partiti mi sembrano più distanti dalla società. Questo non provoca il fatto che appunto il carrierismo è dato da chi riesce a starci dentro? Perché poi dopo in termini pratici, dibattito culturale, in senso vivo, essendo molto più distanti dalla società, io non ne vedo così tanto, insomma. Tu hai detto una cosa, ti sei già risposto nel modo con il quale hai fatto la domanda. Sì, è così. È così nel senso che c'è meno partecipazione, ma soprattutto c'è un modo di dirigere anche le nostre organizzazioni, non dico diverso, comunque... Sì, sono a un livello abbastanza più basso rispetto all'interesse che può avere. Io confesso che nella mia vita ho detto anche qualche volta, no, di aver perso troppo tempo nelle riunioni, no? Davvero. Se io devo, una volta, sapete, si cominciava la mattina e tutte le sere si andava in provincia. Per i primi anni si andava in quattro su una macchina, no? E si lasciava il singolo compagno, no? Pagnolo, poi Novellara, poi Codisotto, quello che era l'ultimo a smontare, era fortunato perché finito montava su, ma quello che era smontato per primo, che doveva aspettare che la macchina arrivasse, no? A volte aspettava un'ora, due ore, no? Fuori al freddo, non aspettare che la macchina tornasse da Luzzara o da Guastalle e così via. C'era sempre fuori nelle riunioni, no? Oggi c'è meno, vedo che i funzionari, quelli i dirigenti, insomma, sono molto meno impegnati, se voglio sono di più sul piano ufficiale e non proprio su quello andare nella sezione o nella casa di un compagno dove c'erano 5, 10, 20 compagni a parlare di politica nel modo così, no? Ecco. C'è una gerarchia anche nei partiti, ecco, questo volevi dire, lo dico io, no? C'è una gerarchia abbastanza consolidata che non lasci molti spazi, insomma. E quindi questo non ostacola un po' la selezione che una volta c'era, insomma. Ecco. Una volta il merito era più riconosciuto perché dovevi dimostrarlo sul campo. Adesso, se voi hanno culturalmente molto più forze, molto più intelligenti, molto più, no? Però hanno meno occasioni forse, perché o tu imbrocchi la porta giusta, e soprattutto l'unica cosa, la cosa che io proprio mi dà un senso di insoddisfazione, è che una volta la solidarietà
fra i compagni, fra i dirigenti. Pur nelle dispute, nella dialettica, nelle polemiche, per l'amor di Dio non c'è mai stato un esilio in politica neanche in quei tempi là. Eravamo tutti uniti su un'idea di socialismo, ma poi avevamo delle idee anche diverse, litigavamo, per l'amor di Dio, no? Però c'era maggior solidarietà, c'era maggiore di così unità. Adesso invece ho l'impressione che dal centralismo democratico cosiddetto, che era un centralismo che demandava ai vertici l'autorità di decidere le scelte, no? Democratico perché si diceva prima di decidere il vertice doveva sentire la base, così, però erano sempre i dirigenti che poi decidevano, insomma, no? Ecco. Adesso prima era un gruppo dirigente complessivo che dirigeva e sceglieva. Adesso ho l'impressione che siano tanti gruppi, perché le correnti sono anche un fatto democratico nella vita di un partito. Ma se la corrente diventa un gruppo di amici, per cui ogni gruppo c'ha un leader, se tu sei amico del leader va bene, se non sei amico di quelli là tu sei già fregato. Io che ho sempre rifiutato questa logica di essere membro di una corrente, o riformista, o centrista, o dalemiana, o vassiniana, o di Mussi, o di altri, e ho sempre detto io voglio essere un iscritto senza appartenere, e quindi non ho amici. Io sono iscritto a un partito e l'ho pagato duramente, perché chi non ha un amico che lo protegge è fregato in partenza, caro il mio compagno, capisci? Caro il mio compagno. De André diceva che un politico solitario, No, perché io devo dire che io devo soltanto dire che io non posso che non guardare indietro con soddisfazione tutte le cose che ho fatto, quindi devo solo ringraziare per quello che ho fatto, l'ufficio dei compagni, perché ho fatto l'amministratore, ho fatto il sindaco, ho fatto il senatore, quindi io non ho niente da... Dico soltanto che c'è una logica oggi troppo... che non è più di unità, anche dialettica, anche, ma c'è proprio il gruppo, insomma, ecco, c'è poco da fare. Se tu non sei nel gruppo, caro la mia gente, se tu ti spacchi una gamba e sei nel gruppo, allora sei oh, poverino, aspetta che guardiamo subito, no? Se tu ti spacchi una gamba e non sei nel gruppo di nessuno, ti arrangerai, adesso vai all'ospedale, te la vai a far murare e così via, no? Per dire una sciocchezza, no? Ma per farmi capire così di più, no? Ecco. E quindi credo che ci sia un'elasticità molto minore nei gruppi dirigenti, anche delle sezioni, ma poi, sai, il tutto comincia dall'alto, insomma, no? Perché poi, sai, non... Io ad esempio, cosa devo dire? Io sono un estimatore grande di D'Alema, ritengo che sia l'uomo politico più intelligente che ci sia in Italia. Questo non c'è un altro uomo politico con questa intelligenza, con questa forza. Però vedete come... Che non, vabbè, avrà le scarpe, forse costano troppo. Quel coglione l'endenca dir, no? Quel chio da scherpi, no? Non vuol proprio un coglionetto, no? Ecco. E lui non ha mai fatto gruppo. L'intervista che la stampa, ho visto il primo lì da voi, la stampa, ha ragione. Hanno detto che c'erano i dalemiani, no? È mica vero. Lui non ha mai fatto. E qui la paga anche lui. Ecco. Comunque, a parte D'Alema, scusate la battuta, ma è perché. Penso che ci vuole più democrazia in tutti i sensi, questi problemi, io sono d'accordo. Poi il nostro partito è già, dico il nostro perché non voglio, dico il mio, insomma, ecco. Io non sono iscritto ai DS, quindi sono un indipendente di sinistra. Ebbene, ragazzi, io la vita è fatta, non sto a raccontare il perché non è all'ordine del giorno. Perché? No, non c'entra niente. Caro Rinaldi, tu sarai rimasto scandalizzato dalle cose che ho detto, no? Sta pensando al prossimo consiglio comunale, cosa che trappola gli mettono sotto la sedia. No, ma tutte le volte da precisare che una volta il sindaco e assessori dovevano essere consiglieri comunali, sapete questo elemento, sì. Mentre adesso invece il sindaco viene eletto direttamente
e gli assessori non possono essere consiglio comunale. Guardate che modificava molto il modo di operare nei comuni, vi dico altro perché non è che... Capito come... Sono leggi diverse, sì. La legge che ha cambiato, vuol dire molto. Per quanto riguarda invece la qualità della città, che è il tema poi secondo me di maggior interesse, ecco. È che la gestione della cosa pubblica in una città oggi è molto più complicata, secondo me, rispetto a prima, perché c'è una dialettica molto più forte, c'è più sfiducia nella gente, c'è anche meno partecipazione, e quindi la difficoltà di chi è al governo. Io ad esempio oggi, se mi dicessero, se avessi 30 anni in meno, se vuoi fare il sindaco, direi no, grazie, adesso vado a fare qualcos'altro, no? Perché capisco le difficoltà di oggi, che non è che siano più grosse di allora, però credo che siano molto più complicati, insomma, ecco. Perché noi siamo in una fase nella quale una società che sta diventando multietnica propone dei problemi che sono di una grandezza spaventosa, perché nel senso che sai, noi siamo una città che però nell'emigrazione ha vissuto una grande esperienza, perché quando hanno chiuso le Reggiane avevano 10.000 operai nel dopoguerra ed era la vita della città. La vita, se nelle montagne dove io sono nato, no? La voce che indicava gli orari erano le campane della chiesa, a Reggio era Stiflon da Reggiani che dettava gli orari, anche se uno aveva mica l'orologio. C'era alle 7:15, c'era il pre-allarme. Alle 7:30 si entrava in fabbrica, chi non entrava pagava la multa salata. Alle mezzogiorno c'era il stiflon che agiva basta a sua maniera. Buon'ora e mezza ricominciava il stiflon per dirsi ricomincia. Alle 5:30, cioè, era dettato l'orario della gente, delle famiglie, ma all'80% era dettato dalla sirena delle Reggiane. No? E quando hanno chiuso le Reggiane, migliaia di operai, alcuni sono diventati subito imprenditori, gli altri sono andati emigrati in Belgio, in Germania. Io ne conosco tanti che erano in miniera in Belgio e hanno vissuto in miniera, ma lavorando come si lavora in miniera, no? Nel Belgio anche, paese coloniale che è uno dei paesi più, possiamo stare gli aggettivi troppo brutti, no? Che esistono. Poi sono rientrati, sono diventati imprenditori ed è stata la ricchezza, ma noi abbiamo vissuto sull'emigrazione. E lo sanno gli emigrati reggiani, che oggi sono ancora, nonni sono ancora presenti, cosa ha voluto dire essere emigrati in un paese straniero. Per cui sono i più attenti anche a rispettare quelli che vengono dall'Africa, dall'Asia e così via. Perché voi avete un bel da dire, ma quando in Africa, o in certi paesi dell'Asia e così via, muoiono a milioni per fame o malattie, beh, ma solo se uno può, prende la barca. Se gli va bene, poi sbarca Lampedusa e cerca di venire in Europa, ma lo fareste anche voi, lo farai anch'io, Dio buono. Devo star là a patir fame, mentre noi, Dio buono, io sono schifato dal fatto che adesso apriamo i negozi anche la domenica. Sembra quasi che abbiamo la fobia di comprare. Se voi andate o la Conad o l'Ipercoop, così, tutto, ma in qualunque ora, cioè, sembra quasi che siamo degli affamati, Dio buono, sono sempre là a comprare, compro. Con quello che compriamo e mangiamo noi, ci campa un continente, ma sono mica balle, eh? Ecco. E allora quindi noi oggi abbiamo questa realtà che la parte del mondo che muore di fame o che è miseria cerca la civiltà, se vuoi illusoria, perché vede la televisione, no? Dove tutto è bello, le donne nude, no? E così via, andiamo indietro. No, e vengono qui, dopodiché, sai, bisogna pure che li accogliamo, perché certi mestieri, sai, una volta fare il tornitore, fare il ceramista, fare il coso, c'erano gli operai nostri. Tutti i miei amici erano apprendisti delle Reggiane, ma erano migliaia di ragazzi che a 18-16 anni andavano in fabbrica e ci stavano vita naturale durante. Adesso chi fa più la stalla nelle campagne? Chi va più a governare le bestie? Ma tutti scherzi, no? E loro vogliono gli indiani. Se tu vai
a Reggiolo o a Campagnola, ci sono più indiani là che in qualche città dell'India, Dio buono. Ma è una ricchezza, se no non avresti mica neanche l'agricoltura, Dio buono. Ma quante migliaia di operai ci sono, perché ci sono gli emigrati che poi li trattiamo in questo modo, che li facciamo pagare l'appartamento 300-400 euro, ci stanno in 10 dentro, come a Roma, avete visto? In un appartamento dormivano in 14, e quel padrone lì, che era un italiano di quelli così via, no? Guadagnava 3-4 mila euro, no? Al mese, perché li faceva pagare rubando agli immigrati, perché a volte non facciamo le storie di civiltà agli altri, no? Dovremmo farceli anche noi in casa nostra, i discorsi di civiltà, no? Adesso l'Italia sta diventando un paese multietnico, e Reggio è fra i paesi che è la città che ha più immigrazione rispetto ad altri. Il che vuol dire, badate, che sta scoppiando tutto, eh? Stanno scoppiando i servizi, e sta scoppiando la viabilità, sta scoppiando la casa. Avremo bisogno di qualche migliaio di appartamenti per queste gente. Non possiamo mica pensare che vada a dormire sotto i ponti, oppure sfruttarli, come si fa anche da parte di noi nobili reggiani. E allora una città così da gestire è molto, molto difficile, questo voglio dire. Insomma. Quindi capisco anche le difficoltà di un amministratore. Poi la politica, poi vedo che l'opposizione, Dio buono, è sempre lì, solo capace di bastonare, e capisco che per un sindaco, per un assessore, per un consigliere di maggioranza una volta sia anche un po' duro, insomma, no? Perché non sono riuscito mai a vedere un momento del consiglio comunale, no? Che si incontri una certa identità di vedute, pur in un dibattito anche aspro e conflittuale, però che ci sia la capacità, la voglia, non per colpa della maggioranza questa volta, ma delle minoranze, no? Di affrontare insieme dei problemi, è sempre una disputa, Dio buono, è sempre una disputa l'uno contro l'altro. Sto rappresentante Missino, che io li ho conosciuti in consiglio comunale provinciale, ma delle persone, questo qui, Dio buono, ragazzi, è una cosa impressionante, insomma, no? Ecco. Quindi oggi la città è diversa, insomma. Una città come Reggio, che è sempre stata abbastanza, non dico tranquilla, però gestita con un criterio abbastanza così, direi, è diventata una città con... Io ho messo la macchina più vicino da voi perché io non sono spaventato, sono tranquillo. Però capisco, abbiamo dei luoghi anche in città che sono abbastanza... E questo non è sempre colpa dei meridionali, perché poi... Ci vuole solo Boghezio per capire che sia sempre un immigrato a fare i delitti, no? Poi dopo viene fuori che ad Erba, chi ha ammazzato sono quelli di Erba, no? Il vicino di casa, che non è il marocchino, no? Perché siamo sempre lì, no? Dio buono, no? Indichiamo sempre il colpevole nel diverso, nello straniero, no? Proprio invece l'assassino ce l'hai nel lupo di casa, no? Ecco, quindi bisogna stare anche un pochino più attenti. Quindi ho capito, la città così, bisogna fare più case. Voglio dire che è difficile gestire una città come Reggio, che ha raggiunto un certo top di civiltà, di valori e così via, e che oggi vede messe in discussione tutte le sue conquiste sociali. E perché non puoi negare al figlio dell'immigrato di andare all'asilo? Oh, io ho una nipotina che è il mio mondo, il mio tesoro, ma ho dovuto lasciare il posto agli altri perché lì, in quello vicino a casa mia, ci sono i figli degli immigrati, posso mica dire quelli no e questi sì. Non c'è mica il serie B, serie A nei bambini, ci sono i bambini, punto e basta, Dio buono, no? Quindi aumentano le spese, aumenta direi anche la capacità di comprensione, insomma. Ecco, io capisco tutte le difficoltà, non mi permetterei mai di criticare così, tanto per dar aria ai denti, come si dice, perché capisco che oggi c'è una realtà anche a Reggio che non può non accogliere i diversi, ma che devi però conquistarli a un certo grado di civiltà, se no va a finire che diventa quasi impossibile. Io ho detto sul Carlino, ho fatto bene a mettere il titolo, che senza sicurezza salta in aria la realtà sociale della città. E sono convinto di questo. Io comincio ad avere un po' di paura,
perché abbiamo raggiunto un limite quasi indecente, perché Dio buono, chi sente Telereggio, legge i giornali, ragazzi, tutte le sere e le notti ci sono 2, 3, 4 furti, ma di gente che è capace di aprirti delle porte blindate, di sfondarti con un camion, Dio buono, all'interno di un negozio, è gente organizzata, non sono mica dei piccoli teppisti di strada, e quindi occorre che le forze di polizia e anche, Dio buono, il corpo dei vigili, ecco, lo dico Rinaldi, io ho sempre avuto una polemica abbastanza forte con questo corpo, perché sono dei ragazzi bravi, ma a volte, insomma, se disse neanche 20 multi in meno e fossero molto più presenti nei quartieri a livello di sicurezza, sarebbe una cosa molto, molto migliore, secondo me. Sai, una volta ho ricordato, io quando ero ragazzo, io se venivo a Reggio a scuola e c'erano i vigili che davano la multa, perché segue una storia, ma una volta, ragazzi, nel 40-42 si dava la multa se uno non aveva il bollo sulla bicicletta, perché allora si pagava il bollo sulla bicicletta, sul manubrio c'era il bollo che costava 10 e 10, per cui era una barzelletta sapere che il vigile Ventura, che era un barilottano, che era sempre lì in via Spallanzani vicino al Secchi e così via, no? Che tutti i ragazzi che arrivavano o senza bollo o lo nascondevano per farlo arrabbiare, no? Li fermava desedes, perché era la multa di allora, no? Ecco. Adesso non c'è mica più il bollo della bicicletta, no? Ma la vite, parliamo di 50-60 anni fa, mica di un secolo fa, Prima qui c'era un grande deposito di biciclette, che era uno dei migliori depositi di Reggio, era lì di fianco, qui alla Porta Santa Croce. Vabbè, cosa voglio dire? La città è molto diversa, insomma. E io non vi invidio, Rinaldi, non vi invidio, perché è sempre una cosa appassionante, perché governare una città, secondo me, non c'è cosa più bella e più gratificante. Certo, se riesci poi a risolvere anche dei problemi, non soltanto a fare dei programmi e così via, no? Ma oggi occorre che la gente brontoli un po', noi siamo, a Reggio abbiamo questa capacità del lamento, che è una cosa. Il lamento, ragazzi, è una cosa. Reggio poi credo che sia ai primi posti in Italia. Per quanto riguarda il lamento, noi siamo straordinari, no? Siamo straordinari. Lo dico io che ho dovuto pagare dei prezzi anche sui lamenti, no? Quando vedo la gente. E c'era una cosa diversa di allora rispetto ad adesso, ve lo voglio